Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi volevo parlare delle letture top del 2018 con un vago ritardo, ma vabbè, non credo neanche siano 10, però sono i libri che comunque sento di essermi portata dietro dal 2018 fino al 2019 e c'è un buon mix di saggistica, romanzi, anche un libro di poesia, quindi cominciamo subito. Partendo subito con il botto, con la non fiction femminista, abbiamo Gli uomini mi spiegano le cose di Rebecca Solnit. Di questo vi ho parlato in un video tutto dedicato, quindi ve lo lascio se volete approfondire, ma in pratica è una raccolta di saggi scritti appunto da Rebecca Solnit, che è una scrittrice femminista molto interessata anche a questioni sociali, politiche, ambientali. E qui appunto tratta di vari argomenti, dalla violenza sulle donne fino al famoso mansplaining, e secondo me è una lettura fantastica, non è neanche tanto lungo, quindi è un ottimo modo per approcciarsi a questo genere di argomenti. In secondo luogo, l'unica raccolta di poesie che ho portato dietro, diciamo, dall'anno precedente, che è Bone di Yrsa Diley Ward. Di questo vi ho parlato diverse volte, è una raccolta che mi è piaciuta veramente tanto. Potrebbe essere inclusa, diciamo, nella categoria della Insta Poetry, perché lei è diventata in un certo senso famosa su Instagram. Tra l'altro, appunto, se non la seguite, seguitela. Ma a me non interessa, nel senso che le sue poesie riescono a parlarmi in un certo senso e credo che sia veramente molto brava. Me ne sono segnate diverse, hanno questo stile che appunto è un po', non voglio dire il marchio di fabbrica, però è uno stile che volendo va di moda ultimamente, ma di nuovo, secondo me lei è veramente talentuosa. Ha scritto anche un'autobiografia che vorrei recuperare nel prossimo futuro, e secondo me è veramente una persona da tenere d'occhio. Successivamente, un romanzo che è stato tradotto anche in italiano, finalmente, quando ve ne avevo parlato non era ancora stato tradotto, e cioè L'idiota di Elif Batuman. So che questo romanzo ha diviso molto l'opinione pubblica, c'è chi lo ha amato, c'è chi lo ha detestato, e secondo me è un romanzo che si presta molto a dividere, perché è uno di quei classici romanzi dove non c'è effettivamente una trama, nel senso di una vicenda ben precisa con un inizio, uno svolgimento e una fine. È come se noi seguissimo lo spaccato di vita di questa ragazza che ha appena cominciato l'università ad Harvard negli anni 90 e semplicemente la seguissimo durante questo suo anno un po' particolare, perché appunto è il primo anno in cui vive da sola, lontano da casa, comincia l'università, eccetera. Io l'ho veramente amato. Mi rendo conto che in alcuni punti sia abbastanza difficile, non è un romanzo semplice, nel senso che appunto questa assenza di trama, se così vogliamo dire, rende la narrazione a volte pesante, proprio perché non si capisce dove l'autrice stia andando a parare. Però non è quello il punto è riuscire a entrare nella mente di questa persona, capire i suoi pensieri, le sue paure, le sue preoccupazioni, vedere quanto il suo essere giovane e ingenuo da tanti punti di vista le renda la vita più difficile. Al tempo stesso è un romanzo dove ci si può immedesimare, o perlomeno io mi sono immedesimata molto, appunto nel modo in cui questa ragazza affronta l'università, affronta la vita e si sente sempre un passo indietro rispetto agli altri, senza magari rendersi conto del fatto che non è che gli altri abbiano tutte le risposte. Quindi niente, per me è stato un romanzo molto bello. Sempre per quello stesso filone, perché era sempre candidato al Bailey's Women Prize for Fiction, When I Hit You di Mina Kandasamy. Su questo non ho ancora notizie sulla traduzione, di nuovo peccato perché sarà la centesima volta che ve lo mostro, però è uno di quei romanzi che mi sono rimasti dentro, nonostante il tema, perché si parla di violenza domestica ed è un romanzo autobiografico, quindi non solo la tematica è difficile di per sé, sarebbe difficile anche se si trattasse di narrativa, di finzione, ma ovviamente sapendo che è anche ispirato, tratto da esperienze personali dell'autrice, fa ancora più effetto e fa ancora più capire quanto appunto la violenza domestica e in generale la violenza sulle donne siano cose che possono veramente succedere in qualsiasi ambiente, in qualsiasi situazione che apparentemente all'esterno sembri normale, perché qui stiamo parlando comunque di una
scrittrice, poetessa, traduttrice, che era sposata con un professore universitario anche di un certo livello, quindi all'apparenza una coppia normale. Proprio perché lei appunto però ha questo, ha questa carriera anche come poetessa, la poesia o comunque un modo di scrivere molto, molto poetico, molto anche musicale in un certo senso, è presente in questa storia, che è scritta in un modo incredibile, veramente. È sicuramente un romanzo duro da leggere per le tematiche, per il modo in cui va proprio a descrivere come la situazione sia diventata sempre peggio nel corso del tempo e quindi spero che prima o poi arrivi anche in Italia. Un romanzo che è un classico e che quindi anche edito in italiano è Figlie sagge di Angela Carter, che è stato ripubblicato recentemente, credo, dalla Fazzi. Figlie sagge è l'ultimo romanzo di Angela Carter, che lei scrisse nel 1991, credo, prima di morire l'anno successivo, ed è un romanzo comico ma al tempo stesso anche drammatico. Racconta di queste due sorelle gemelle e ripercorre tramite la voce di una delle due la loro vita e quindi in un certo senso tutto il secolo scorso, più o meno, fino agli anni Ottanta. Sono andata anche a vedere uno spettacolo teatrale tratto appunto da questo romanzo e mi è piaciuto tantissimo, proprio perché essendo le due gemelle due persone del mondo dello spettacolo, si presta molto ovviamente alla trasposizione teatrale, ma non è questo il punto. Il fatto è che sì, è un romanzo, se vogliamo dire, non proprio una saga familiare, ma quasi, perché comunque vediamo tutto l'albero genealogico di questa famiglia molto scompigliata, perché ci sono storie molto strane, uomini che hanno figli sparsi in giro, tante cose che fanno ridere, e tanti riferimenti letterari. Il primo capitolo è divertentissimo proprio perché si riesce a vedere quali sono gli spunti letterari, quindi Shakespeare, ma anche altri autori inglesi, e quindi c'è questo effetto comico per il modo in cui questi riferimenti vengono utilizzati, che è veramente fantastico. Ma non è un romanzo comico e basta, cioè il suo scopo non è semplicemente raccontare una storia in modo divertente e intrattenere, e anche far riflettere molto su cosa significa avere una famiglia, su cosa sia il concetto di famiglia, che non è necessariamente un legame di sangue. Riflette anche sul mondo dello spettacolo, sulla fama. È stato veramente molto, molto divertente leggerlo. Ci sono dei personaggi incredibili, come il personaggio della nonna, e mi ha fatto venire voglia di leggere tutto quello che la Carter abbia mai scritto, quindi straconsigliato. Poi abbiamo una serie di romanzi italiani, quindi non male per quest'anno. Il primo di cui vi ho già parlato è La Festa Nera di Violetta Bellocchio. Ne avrete sentito parlare perché tanti giustamente l'hanno letto. È un romanzo distopico ambientato in un futuro prossimo, dopo la cosiddetta fine del mondo, che si scoprirà poi che cos'è, e racconta appunto le vicissitudini di questi tre personaggi che hanno rovinato la loro reputazione, diciamo così, e decidono di giocarsi l'ultima carta che hanno e di farlo in modo anche abbastanza grandioso. Come avevo già detto, romanzo ottimo, mi ha tenuto compagnia quest'estate, mi ha fatto pensare veramente a tante cose, anche qui tanti riferimenti alla cultura pop e niente, è una scrittrice che, come sapete, a me piace molto e che mi porterò dietro anche nel prossimo anno. Poi, due romanzi italiani che però non ho qua perché li ho riportati in Italia sono La più amata di Teresa Ciabatti, che era stato candidato allo Strega qualche anno fa e che ho finalmente letto e mi è piaciuto veramente tantissimo. Anche questo, come il caso di un romanzo che ho citato precedentemente, è un romanzo autobiografico e racconta la storia appunto dell'autrice stessa. In particolar modo soffermandosi sul rapporto con il padre, chi fosse questa figura misteriosa di appunto suo padre, medico, riverito da tutto il paese, quasi come se fosse una star del cinema. È un romanzo, anche questo, divertente in un certo senso per il modo in cui la scrittrice cerca di esplorare le motivazioni, che stanno dietro al suo modo di essere. Lei si chiede: come
come mai io abbia questo tipo di carattere, questo tipo di personalità, e cerca di trovare le risposte andando indietro nella propria storia familiare e appunto nella figura di suo padre. Quindi un romanzo interessante anche dal punto di vista storico, io ho scoperto cose che non conoscevo molto, ma è anche un tipo di scrittura coinvolgente, veloce, che riesce a tenerti attaccato alle pagine, ma al tempo stesso riesce a farti ragionare molto su appunto come certi avvenimenti che possono succedere nella propria infanzia quando si cresce e anche cose che possono succedere ai nostri familiari, alle persone a noi vicine, possano comunque avere delle ripercussioni non solo pratiche, ma anche all'interno della nostra personalità. L'altro romanzo italiano che ho lasciato sempre a casa da mia mamma è Gli anni al contrario di Nadia Terranova. In realtà ho letto anche Addio Fantasmi, però fra i due quello che mi è rimasto più dentro, diciamo, che quindi ho preferito inserire in questa lista, è Gli anni al contrario. È un romanzo brevissimo e se la Ciabatti è più verbosa, scrive molto, non so come dire, ha delle frasi più discorsive, più scorrevoli, più lunghe, la Terranova sembra misurare parola per parola, è tutto molto preciso, è un romanzo breve dove non c'è neanche una virgola fuori posto e non lo dico in senso negativo, anzi mi è piaciuto tantissimo anche per quello, perché si vede proprio la cura che ci sta dietro, ma è un tipo di cura che non annoia. È una storia che comincia negli anni 70 dove in Sicilia. E seguiamo questi due giovani che si innamorano, si sposano e hanno una bambina. Il problema è che mentre diciamo la figura femminile cercano in qualche modo di, nonostante la gravidanza inaspettata, di andare avanti, di trovare la propria strada, di continuare con l'università e tutto, la figura femminile, no, la figura maschile, il papà, insomma, si perde completamente in quella che è la crisi dell'eroina degli anni 70-80. E appunto dicevo, il modo in cui è scritto è molto particolare, molto preciso e a me è piaciuto veramente tanto. Nadia Terranova, secondo me, è veramente una delle scrittrici migliori nel panorama italiano e appunto anche Addio Fantasmi mi è piaciuto molto. Infine, direi un ultimo libro che non so bene se inserire fra i migliori in assoluto del 2018, ma sicuramente una menzione d'onore deve averla, ed è Crudo di Olivia Lang. Questo è il suo romanzo uscito dopo il saggio Città Sola. Presumo che verrà tradotto anche questo, però non so, vi terrò aggiornati nell'info box. E questo è un romanzo che è stato anche questo definito un po' come era successo con Autunno di Ali Smith, un romanzo sulla Brexit. In realtà, secondo me, non più di tanto. È ambientato nell'estate del 2017 e noi seguiamo Cathy, che potrebbe non essere Cathy Hacker, non viene mai svelato, la quale sta appunto passando qualche settimana, qualche giorno in Italia in vacanza e questa è l'estate in cui lei si deve sposare. E seguiamo in questo flusso di coscienza dove lei si fa prendere sia dai preparativi, sia dal fatto di trovarsi in un posto di villeggiatura per persone ricche, lei e suo futuro marito chiaramente non lo sono, sia da Twitter, quindi ci sono dei veri e propri tweet di Donald Trump, per esempio. Poi appunto si fa prendere da quelle che sono le notizie sulla Brexit e noi seguiamo questo flusso di pensieri e questo avanti e indietro di lei che si sposta fisicamente dall'Italia a Londra e ripensa a New York, lei che legge questi tweet, le sensazioni che scaturiscono appunto dal vedere come il mondo stia andando un po' a rotoli dal punto di vista politico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale anche se vogliamo. Quindi è sicuramente un romanzo molto interessante, si legge velocemente anche se appunto è un flusso di coscienza, quindi non è diviso in capitoli ben specifici dove si capisce fin da subito cosa sta succedendo. Però,
Il modo in cui è scritto fa sì che si voglia andare avanti, si voglia continuare a seguire i pensieri di Cathy, e si viene presi anche un po' da questa ansia, che ripercorre tutta la narrazione. Tuttavia, non essendo io un'esperta nei confronti del personaggio, scrittrice, Cathy Hacker, ho paura di essermi persa qualcosa. In fondo è pieno di riferimenti bibliografici, quindi in mezzo al testo ci sono, a parte i tweet di Donald Trump, ci sono proprio delle frasi che non vengono neanche evidenziate col corsivo, col virgolettato, in nessun modo, però poi vengono riportate, non so se si riesca a vedere, in fondo con proprio la fonte, quindi il tal libro di Cathy Hacker, il tal diario, eccetera. E quindi anche se ho letto in giro che non è necessario, insomma, essere ferrati sulla produzione artistica di Cathy Hacker, ho comunque avuto la sensazione di essermi persa qualcosa e quindi per questo lo considero più una menzione d'onore che uno dei preferiti in assoluto. Comunque direi che basta, mi fermo qui perché ho parlato abbastanza. Fatemi sapere quali sono i libri che voi vi siete portati dietro dal 2018 al 2019 e come sempre se avete letto qualcuno di questi libri ne parliamo sotto nei commenti.